Siamo con Riccardo Rosa Cardinal, sindaco di Canischio. Una giornata, anzi un due giorni molto speciale, dedicata alla musica, alle sette note e poi anche a un importante evento, un monumento nuovo dedicato alla Filarmonica Cittadina. Sindaco, quale emozione si vive? Il paese si anima, un paese piccolo ma che comunque regala sempre eventi importanti. Esatto, concordo con quello che hai detto. Siamo una piccola realtà, ma abbiamo un mondo associativo che è veramente, diciamo, peculiare per la nostra realtà e è un nostro tesoretto. Quindi siamo contentissimi di questi due giorni di festeggiamenti per celebrare i 120 anni dalla fondazione della nostra filarmonica musicale, che oramai da parecchi decenni è congiunta con la consorella filarmonica Prascorsanese. Quindi hanno iniziato un percorso insieme che mai più penso che si andrà a disunire, perché le forze devono aggregare e devono fare unione. E però ecco, adesso l'entità filarmonica Stefano Bertoldi Canischio festeggia i suoi 120 anni dalla fondazione, che è avvenuta nel 1903 ad opera del maestro Stefano Bertoldi. Il direttivo della banda, di cui ringrazio per appunto l'organizzazione, per l'operosità e per tutto quello che fa nei confronti della nostra realtà, dell'amministrazione comunale, ha voluto mettere questo monumento, questa, diciamo, pietra miliare, ecco, perché non è un monumento che, diciamo, vuole ricordare un fatto, un periodo avvenuto e concluso, come magari siamo abituati vedendo altri monumenti presenti nei nostri comuni. In realtà è una pietra miliare che va a definire che siamo arrivati a quel chilometro, siamo arrivati ai 120 anni, ma il viaggio continua. Infatti poi anche dopo l'inaugurazione, con, diciamo, una caratteristica del monumento, va proprio a dimostrare che c'è un proseguimento, non è una cosa fatta, finita e chiusa, ma c'è una continuità che speriamo porti a ulteriori festeggiamenti, ulteriori anniversari. E ne sono sicuro che la vita della filarmonica canischiese e prascorsanese è sana e forte. Oltretutto ieri sera durante il concerto abbiamo anche celebrato, diciamo, l'ingresso di nuovi allievi, quindi nuove forze, e questo sta a testimoniare che appunto la banda è viva e la banda continuerà ad essere presente nelle nostre realtà a fare allegria, a fare aggregazione. Franco Ferro, presidente della Filarmonica Canischiese, è un momento importante, 120 anni di storia che vengono celebrati con una due giorni bella, ricca e partecipata. Quanto è importante per la vostra realtà appunto condividere con non solo la gente di Canischio ma con i canavesani questo momento? Sicuramente è molto importante. Io sono nato a Canischio, uno degli ultimi forse che sono nati in casa. Poi i motivi di lavoro mi hanno portato lontano, però ho sempre tenuto le radici. Per cui per me è stato un onore quando poco più di 20 anni fa mi è stato chiesto di fare presidente, di aiutare un po' questa banda. Noi, voglio premettere, sono oramai alcuni decenni che suoniamo insieme alla consorella Prascorsanese e questa è una collaborazione estremamente bella, estremamente, vorrei dire, funzionante. Tant'è vero che siamo riusciti quest'anno insieme a mettere in piedi una scuola di avviamento alla musica che ci ha portato ad avere 9 allievi. 9 allievi per noi sono più del 20% del totale della banda, quindi
Speriamo che vadano tutti alla fine e questo sarebbe bellissimo. Condividere con il territorio è assolutamente importante, tant'è vero che noi qui abbiamo diversi musici che suonano in più bande e questo direi è anche grazie agli amministratori locali, alla comunità a cui facciamo parte noi di Canischio, Prascorsano, Valperga, Pertusi eccetera, perché diciamo favoriscono questo tipo di collaborazione. Quindi aver avuto la possibilità oggi di avere tre bande qui oltre a Prascorsanese e a noi, quindi cinque bande in totale, credo sia un risultato estremamente interessante. Ieri sera siamo stati premiati da un pubblico veramente inaspettato, c'era la piazza gremita al nostro concerto e speriamo che oggi il tempo ci sia favorevole e ci permetta di concludere e inaugurare questo monumento.
Thank you.